Infatti hanno fatto questo cambio, una scarpa un pochino più morbida, un pochino più, sembra anche più leggera grazie a questa intersuola. Dei cambiamenti che Mizuno ha dotato in questo modello Wave Shadow 4 con la nuova intersuola Mizuno Energy che consente una risposta energetica del 15% superiore e lasciatemi passare il termine marketing, una morbidezza del 17% migliore di quella della mescola 4IC, direi che questa scarpa può piacere davvero a tantissimi aficionados del marchio Mizuno. La Wave Shadow offre una scorsa leggera e scattante con un appoggio ben saldo al suolo pur fornendo una discreta protezione che per il podista leggero potrebbe significare anche quella di correre corse più lunghe. Per capire a chi sono adatte partiamo come al solito dalle specifiche, in questo caso parliamo di 25 mm nel tallone, 17 mm nell'avampiede, in questo caso il drop è 8 e non 12 come nella tradizione Mizuno, azienda giapponese che non ha lesinato nell'utilizzo della nuova mescola Mizuno Energy. Questa Shadow 4 ha una tomaia aderente ma traspirante che aiuta a proteggere il piede pur coccolandolo al meglio, rendendo questa scarpa molto adatta per allenamenti a velocità variabili fino sicuramente all'ora di corsa. La tomaia è stata realizzata con un mesh particolarmente interessante e diverso rispetto a quelle viste finora sul mercato. Il materiale si stende senza soluzioni di continuità su tutto il piede e ha pochi punti di rinforzo che su questa scarpa non sono probabilmente necessari. La scarpa ha inoltre due occhielli supplementari che potrebbero essere rinforzati che consentono una allacciatura diversa e possono essere utilizzati per una calzata del tallone molto sicura. La linguetta inoltre ha secondo me una lunghezza ideale, montandosi molto comoda. Mi è stato detto di spiegare l'allacciatura delle scarpe, ma questo va ben al di là della recensione, quindi non lo farò qui. L'intersuola, come già detto, è un materiale diverso che abbiamo amato nelle Rider 24 e che dà il meglio in queste Shadow 4. Il design ondulato nella parte centrale del piede offre maggiore stabilità ed è in linea con il design complessivo della scarpa. Viene utilizzato inoltre un rivestimento aggiuntivo nella suola. La scarpa è molto flessibile, l'area dell'avampiede è completamente ricoperta da una rete, mentre nel tallone viene utilizzato un elemento a U piuttosto semplice. La suola invece è davvero molto interessante, abbiamo notato a parte i colori diversi tra le due scarpe, abbiamo amato sostanzialmente il grip che questa scarpa offre, quasi a imitare quella della più famosa azienda tedesca di calzature sportive di cui ogni tanto parliamo qui sul canale. Tra l'altro sarebbe davvero interessante se attivaste le notifiche per non perdere ulteriori recensioni, tra cui per esempio quella di questa scarpa gialla che potenzialmente vi potrebbe permettere nel 2021 di realizzare il vostro personal best sulle distanze a voi più care. In sintesi, le Shadow 4 di Mizuno sono scarpe neutre che però, essendo davvero a contatto con il terreno e molto stabili, consentono anche ai pronatori di poter correre abbastanza velocemente, soprattutto se avete una forza nel piede superiore allo standard dei codisti amatori. Il tallone rigido, la natura solida della scarpa e la tomaia sicura rendono questa scarpa intrinsecamente stabile senza fornire alcun supporto specifico per il piede. Anche se l'avampiede è abbastanza ampio ma non larghissimo, questa scarpa è costruita per una certa velocità, la piattaforma dell'avampiede non è enorme, diminuendo quindi la stabilità per la spinta, ma è probabilmente quello che noi amatori cerchiamo in una scarpa come questa. Per capire a chi sono adatte queste scarpe ho chiesto al mio collaboratore e amico Andrea, reduce tra l'altro dal nono posto del campionato italiano sui 3000 metri ad Ancona, di suggerire quale sarebbe l'utilizzo per noi podisti amatori e chi meglio di lui potrebbe essere in grado di raccontarci questa scarpa. Io nel frattempo vado a bermi un caffè rigorosamente dopo. Andrea, finalmente facciamo la recensione delle Wave Shadow 4 di Mizuno.
Tra l'altro ci sarà una grandissima novità lato Mizuno, perché nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni, ma mi chiedevo cosa ne pensi dopo averle utilizzate in pista. Sappiamo che i modelli precedenti ti piacevano tanto, cosa ne pensi di questa nuova scarpa? Non mi disturbare Max, me la sto allacciando per un'altra volta per risentirmi le sensazioni. Guarda, ti dico, leggera, una 2 fatta e finita, una 2 vecchio stampo, diciamo, fino a 2-3 anni fa erano tutte così. La cosa figa di queste è che sono una diversa dall'altra, e anzi non so perché le hai comprate di questo colore, che piace sicuramente a me e non a te, ma è figa, è leggera e reattiva, quindi un'ottima scarpa, non di più di una 2 però secondo me, quindi in casa Mizuno manca quella 1 vera e propria, barra famosa, che ci aspettiamo che arrivi tra poco. Quindi, a chi sono adatte secondo te queste scarpe? Sono scarpe per runners leggeri, sono scarpe per runners veloci, sono scarpe da utilizzare fondamentalmente in pista e su delle gare su 12 km e mezzo maratona. E per quale distanze le utilizzeresti? In allenamento, perché te l'ho detto, in gara 10.000 mezza maratona, forse su 5.000 non lo so, le utilizzerei per tutti gli allenamenti che vanno dal medio fino alle ripetute lunghe, cioè dai 1.000 in su fino al medio, secondo me si sposano benissimo, allenamenti tipo i fartlek perfette, non lo so, sono un po' titubante su ripetute corte. E a livello di flessibilità della scarpa, vedo che la stai muovendo a tuo piacere, cosa ne pensi? Allora, ti dico che al piede mi sembra proprio piattissima, quindi è una scarpa che devo praticamente utilizzare solamente di avampiede. Non ho così tanta transizione come potrei avere, adesso mi viene in mente la Zephyr di Topo. Sono scarpe un po' più come se fossero le lance, diciamo, per chi le ha provate, quindi una scarpa che può andare bene un po' per tutti, magari perché una corsa di avampiede sono un po' più difficili da utilizzare. E invece questa nuova intersuola Energy, che comunque nelle Wave Rider 24 è risultata particolarmente morbida, almeno relativamente rispetto al marchio Mizuno, cosa ne pensi? Sì, esatto, infatti hanno fatto questo cambio, una scarpa un pochino più morbida, un pochino più, sembra anche più leggera grazie a questa intersuola. Ti dico, secondo me non hanno fatto un bruttissimo investimento, anche perché cambiamento, perché fondamentalmente erano davvero tanto dure le Mizuno, quindi ti dico, non è che hanno fatto secondo me una brutta cosa, anche perché adesso il mercato si sta muovendo tutto dall'altra parte, quindi ammorbidire le intersuole. E fino a che peso del podista le suggeriresti? Guarda, io le utilizzerei su podisti relativamente leggeri, quindi assolutamente sotto 70 kg, facciamo anche 75, ma sotto i 75 davvero per lavori corti, brevi. Sotto i 70 kg volendoli posso usare praticamente ovunque, anche perché sono a 2, però un pochino di gommina ce l'hanno. Un'intersuola non propriamente piatta, quindi si possono utilizzare. E invece a livello di numero, sappiamo che Mizuno è un po' diversa rispetto agli altri marchi, cosa ne dici? Guarda, questo qua è mezzo centimetro più piccolo. Ah no, cazzo, questo è il mio numero. Questo è il mio numero, allora no. Ti dico che no, io utilizzerei il mio numero. Te cosa diresti, Max? Sono assolutamente d'accordo. Io sì, infatti stavo dicendo che questo è un 27 centimetri e no, bisogna prenderla più piccola, invece no, perfetta, della stessa misura, quindi questa me la tengo io poi. Nessun problema, l'importante è avere nuovi coffee e poi dopo si può condividere tutto e il contrario di tutto. E invece a livello di battistrada cosa dici? Guarda, il battistrada è liscissimo e zigrinato, che grippa abbastanza bene sull'asfalto, quindi non possiamo dire niente di che. Sembra anche buona sul bagnato, su pista bianca non molto, però vabbè, non è una scarpa da pista bianca. E secondo te quali sono i punti di forza e debolezza? Io le ho usate diverse volte, ma lascio sempre testing shoes, perché sennò non faccio in tempo a testare tutte le scarpe. Cosa ne dici? Guarda, ti dico, punti di forza sicuramente che
che è leggera e morbida. Punti di debolezza, secondo me, sì, che non si riesce ad usare su pista bianca, e te l'ho detto, quella transizione solo di avampiede, cioè devi fare una corsa tacco punta, diciamo, mezzo piede avampiede e non solo di avampiede, perché rimane un pochino meno flessibile rispetto ad altre. Quindi di fatto adatta soltanto al 30-40% dei podisti amatori? Beh, secondo me un po' di più, bisogna capire quanti sono gli avampiedisti rispetto ai tallonatori, ma secondo me per assurdo premiano di più chi non ha una buona meccanica di corsa rispetto a me che corro solamente di avampiede, per dire. E a quali altre scarpe intermedie secondo te assomigliano? Soprattutto Boston, Max, Boston, mi assomigliano molto alle Boston. Se, quando mi fai le domande su che scarpe assomigliano, il più delle volte non saprei risponderti, questa è una Boston fatta e finita. Quasi me la sento anche un pochino più comoda come tomaia, ma guarda, come sensazioni una Boston, come intersuola, come ammortizzazione mi ricorda un po' le Topo, le Magnifly. Come ammortizzazione mi ricorda le, orca Eva, le Elite della Nike, non so chi le ha provate, ormai sono 4-5 anni che non ci sono più, oppure le Lance, te l'ho detto, come impostazione di corsa. E invece quando testeremo le altre scarpe in casa Mizuno? Ma questa è una domanda che mi fa ogni volta, quando ce le abbiamo le testiamo, quindi la domanda è quando ci arrivano le scarpe nuove di Mizuno? Oggi in effetti c'era il carabiniere che prima che arrivasse alla pista di Garbagnate mi ha detto torni indietro perché c'è un grossissimo incidente, e ho detto no, devo fare le recensioni. Infatti, anche perché c'erano le scarpe nuove qua, se no scadono. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.